Bene, allora continuiamo ad analizzare un problema dinamico simile a quello precedente, con un grado di difficoltà leggermente superiore. Allora, consideriamo questo sistema, un sistema che è costituito da un disco, o meglio una carrucola. Qui abbiamo una molla, quindi una molla di costante elastica K. Qui abbiamo una fune che è solidale ad un capo con il sistema fisso, e dall'altra parte è appeso un blocchetto di massa m piccolo, e questo disco, questa carrucola, massa m grande. Ok? Dobbiamo immaginare che questo blocchetto si muova secondo questa direzione, trascurando gli effetti di attrito, quindi ragioniamo comunque con un sistema conservativo, e quindi non ci sono effetti dissipativi in gioco. Va bene? Anche in questo caso riteniamo che il tutto avvenga in un piano verticale, questa è la direzione dell'accelerazione di gravità. Allora, se consideriamo questa coordinata, per esempio la indichiamo con Y, mentre questa coordinata che definisce la posizione di questo blocchetto di massa m la rappresentiamo con x, ok? Quindi due coordinate diverse. Allora applichiamo prima di tutto il metodo di Newton, newtoniano, di equilibrio dinamico, e poi andiamo a verificare i risultati con il metodo energetico sulla falsa riga di quanto abbiamo visto prima, con la differenza che qui abbiamo non soltanto una carrucola, un corpo rigido, ma abbiamo anche una massa, quindi il sistema è leggermente più complesso rispetto a quello che abbiamo analizzato. Bene, se andiamo a considerare quindi con il metodo newtoniano il free body, andiamo ad isolare la carrucola e andiamo a vedere quali sono le forze che agiscono su questo elemento. Va bene? Allora qui immaginiamo di tagliare il cavo, la fune, analogamente qui, quindi abbiamo una serie di forze che agiscono su questo cavo. Andiamo a considerare il blocchetto di massa m, naturalmente sul blocchetto di massa m abbiamo l'effetto sia della forza di inerzia, sia della forza di inerzia che della tensione. Indichiamo questa tensione con T con 1, e anche questa sarà uguale al contrario e sarà la T con 2. Qui naturalmente ci sarà una tensione T con 2, ma mi interessa poco perché può far comodo fare riferimento a quel punto, e ho poi qui una forza che è KY. Come vedete ho già cambiato disegno, quindi la metto opposta alla Y. Ora andiamo a considerare anche l'effetto delle forze di inerzia. Allora, questo disco, come vedete, se noi ipotizziamo che non ci sia strisciamento, quindi in modo relativo tra il disco e la fune, questo praticamente è il centro di istantanea rotazione, perché è come se il disco rotolasse su questa parete verticale, no? Quindi quello è il centro di istantanea rotazione. Va bene? E può essere comodo anche in questo caso fa riferimento a P con 0 per calcolare il momento risultante dalle forze di inerzia. Oppure possiamo anche fare riferimento al baricentro. Quindi, se questa è la Y, questa è la X, possiamo andare qui a riportare questa
forza inerzia, che sarebbe la MY due punti, bene, e se questa è la Y, che la riporto anche qui, del centro O che coincide con il baricentro, del disco, naturalmente abbiamo una rotazione di questo tipo, quindi questo sarebbe teta, teta punto, teta due punti, va bene? E quindi ho un momento risultante della forza inerzia che è di questo tipo qui, cioè Ig teta due punti, che si oppone al verso dell'accelerazione angolare, così come questa forza risultante di inerzia si oppone all'accelerazione del baricentro. Questo per quanto riguarda le forze di inerzia che sono associate al disco. Ma se noi puntiamo ora l'attenzione sulla massa, M, se questa si sposta, naturalmente ipotizziamo che anche il verso dell'accelerazione sia concorde a quello dello spostamento, qui abbiamo anche l'azione di una forza di inerzia che sarebbe m piccola per x, due punti. Bene, ora abbiamo considerato queste forze dovute alla presenza del cavo, dovute alla forza, alla molla, e abbiamo considerato le forze di inerzia. Come vedete qui non compaiono le forze peso. Le forze peso perché non compaiono? Perché se noi siamo interessati all'equazione del moto, e questo moto lo riferiamo, come solitamente si fa, alla posizione di equilibrio statico, bene, le forze peso in questo caso non danno alcun contributo, perché sono costantemente bilanciate dall'effetto della molla. Quindi noi ipotizziamo di assemblare questo sistema nel piano verticale, evidentemente per effetto del peso del disco e del peso della massa M la molla subisce un primo allungamento, fin tanto che non viene esercitata una reazione elastica che è tale da compensare l'effetto del campo gravitazionale e raggiunge una posizione di equilibrio statico. Da quella posizione di equilibrio statico noi andiamo a sollecitare il sistema, ok? Sempre rimanendo nel caso delle oscillazioni libere, imponiamo delle condizioni iniziali, come abbiamo fatto prima nell'esempio precedente. Abbiamo ipotizzato una condizione iniziale che è una velocità V0, ma avremmo potuto imporre anche uno spostamento, diciamo, addizionale rispetto alla posizione di equilibrio statico, o entrambe, ok? Ed è esattamente quello che immaginiamo di fare anche in questo caso. Questo è il motivo per cui non vado in questo caso ad inglobare l'effetto delle forze peso, va bene? Perché stanno già qui dentro, perché io sto immaginando di riferire la Y alla posizione di equilibrio statico, va bene? Ok, detto questo andiamo a scrivere delle equazioni di equilibrio. Allora, puntando in questo caso direttamente all'equazione differenziale del moto, quindi per quanto riguarda l'equilibrio della massa M, cioè del blocchetto, io posso scrivere semplicemente T1 più mx due punti uguale a 0, ok? Questa è la prima equazione che posso scrivere per quanto riguarda il blocchetto. Per quanto riguarda il disco, posso scegliere come polo proprio questo punto, e lo posso fare in modo tale che mi libero della T2, e quindi scrivo cosa? Come equilibrio alla rotazione intorno a chilo 0 per il disco. Scrivo T con 1 per 2 R, dove R naturalmente è il raggio di questa carrucola, anzi, meno T con 1 per 2 R più K Y per R più M Y due punti per R più questo momento che è Ig
teta 2 punti uguale a 0. Va bene? Quindi ho i momenti di tre forze più il momento riferito, calcolato rispetto al baricentro, va bene? E posso scrivere questa equazione di equilibrio alla rotazione della carrucola avendo scelto come polo P con 0, va bene? Ecco, allora siccome posso esplicitare la T1 da qui e la sostituisco qui dentro in modo tale che mi libero di questa reazione interna al sistema. Quindi T con 1 è semplicemente uguale a meno mx 2 punti T1 e vado a sostituire questa qui dentro perché il sistema complessivo è ad un grado di libertà, ok? Quindi alla fine è caratterizzato da una sola equazione differenziale del moto. Se questa la metto qui dentro ottengo mx 2 punti per 2r più tutto il resto, quindi ky per r più my 2 punti per r, ok, ig teta 2 punti, va bene? E mi sono liberato della reazione interna. Come vedete qui ora ho x, y e teta, va bene? Con le proprie derivate, va bene? Quindi ho tre parametri, ma il sistema, come dicevo prima, è ad un grado di libertà, quindi evidentemente io sono in grado di correlare la x con la y con la teta, giusto? Benissimo. E allora, se noi abbiamo considerato, lo faccio qui sopra, una y verso il basso, questo è il centro di istantanea rotazione per quanto detto prima, quindi io ho un diagramma delle velocità che è di questo tipo, giusto? Quindi vuol dire che questa è, in questo schema, la y punto, giusto? Cioè la velocità del centro O, che è anche il baricentro, e questa sarebbe la x punto, perché sarebbe la velocità della massa, che naturalmente coincide con la velocità di questo punto appartenente al disco, alla carrucola, va bene? E naturalmente qui ho un teta punto. Okay? Quindi posso correlare x punto, y punto e teta punto come preannunciato, va bene? Quindi posso scrivere che la x punto è uguale a due volte la y punto, ma è anche uguale a due volte teta punto per r. Ok? Quindi la y punto è teta punto per r, la x punto è teta punto per 2r, come ho appena scritto, giusto? Dalla cinematica. Ok, quindi posso ora andare a sostituire nell'equazione il moto che ha assunto questa forma, e naturalmente tenendo conto anche dei legami con le accelerazioni, perché qui posso tranquillamente andare a derivare rispetto al tempo e ottengo che x 2 punti è uguale a 2 y 2 punti, ma questo è anche uguale a 2r, che comunque è una costante, per teta 2 punti. Quindi ho una relazione simile per quanto riguarda le accelerazioni. Ok? Bene, se vogliamo rimanere nella variabile x, esprimo la y e la teta in funzione di x, lascio una sola variabile, ripeto, essendo il sistema di un solo grado di libertà. E allora andiamo avanti. Posso scrivere un mx 2 punti per 2r più kr per y, va bene? Kr per y, ma y sarebbe uguale ad x mezzi, va bene? X mezzi, perché noi qui stiamo ipotizzando anche di ragionare con un sistema che piccole oscillazioni, va bene?
quindi qui posso ulteriormente sviluppare, quindi ho un MRY 2 punti che è uguale a x 2 punti diviso 2, ok, più ig che è ancora uguale ad un mezzo, però devo cambiare le masse, scusatemi, un mezzo m grande r quadro teta 2 punti che è uguale a x 2 punti diviso 2r. Allora scusatemi, comunque qui va bene, questa è un MY, questa è M grande, ok, questa è M grande e questa è M grande, ok? Uguale a zero, va bene? Che abbiamo indicato con M grande la massa della carrucola e M piccola la massa del blocchetto. Ok, quindi KR x mezzi più MR x 2 punti mezzi più mezzo MR quadro teta 2 punti che è x 2 punti diviso 2R. Ok, abbiamo riportato tutto in x, quindi qui ho un quadrato, qui ho una R, tutte le R possono essere semplificate in questo modo e quindi ottengo, facendo il mio multiplo, 2M x 2 punti più kx più mx 2 punti più l'ultimo 4 8 2 più m grande x 2 punti uguale a 0. Raggruppare, qui abbiamo un 3m grande più 8m piccolo x 2 punti più 2kx uguale a 0. Questa è l'equazione differenziale del moto che stavamo cercando dell'intero sistema, ok? Come vedete qui compare la massa della carrucola, la massa del blocchetto e la costante elastica della molla. Va bene? Questa equazione è formalmente analoga, sono cambiati soltanto i coefficienti, formalmente analoga a quella dell'esempio precedente, quindi ancora una situazione di oscillatore armonico con vibrazioni libere, ok? Perché non c'è l'effetto di smorzamento. Per cui anche qui possiamo esprimere subito la pulsazione propria del sistema come la radice del rapporto di queste, di questi due coefficienti che sono cambiati, quindi ho 2k diviso 3m grande più 8m piccolo. Questa è la pulsazione propria. Va bene? Esattamente sulla falsa riga di quanto abbiamo visto prima. Bene, qui non la risolviamo, ma insomma l'equazione differenziale può essere risolta allo stesso modo, quindi la soluzione può essere ancora una volta espressa come x di t è uguale ad una x con 0 per il seno della omega n e t più una fase t con 0, dove ampiezza e fase, in quanto la omega n dipende direttamente dai parametri, invece dipendono dalle condizioni iniziali del sistema. Va bene?
e quindi possiamo studiare il problema. Bene, noi possiamo affrontare, come detto, lo stesso problema con il metodo energetico. Con il metodo energetico quindi andiamo a cancellare qui, facciamo un po' di spazio e vediamo come allora conservazione dell'energia, quindi non ci sono effetti dissipativi, il sistema è conservativo, posso tranquillamente applicare la conservazione dell'energia meccanica sulla falsariga di quanto fatto prima, tenendo conto che ora dobbiamo fare riferimento non alle forze di inerzia, bensì alle accelerazioni, bensì alle velocità, va bene? Quindi l'energia potenziale elastica è sempre un mezzo Ky quadro, perché dove è applicata la molla, lo spostamento qui che abbiamo indicato con Y, l'energia cinetica è l'energia cinetica complessiva del sistema, ok? E quindi devo tener conto dell'energia cinetica della massa m piccolo del blocchetto, che è un mezzo m x punto al quadrato più l'energia cinetica della carrucola, che naturalmente è un corpo rigido perché ruota e trasla, quindi abbiamo altri due contributi al teorema di Koenig, cioè traslazione e rotazione intorno al baricentro. Quindi qui abbiamo un mezzo, la massa m grande y punto quadro sarebbe l'energia cinetica totale di traslazione della carrucola, come se tutta la massa fosse concentrata nel baricentro, più una energia cinetica di rotazione intorno al baricentro, quindi sarebbe mezzo momento di inerzia rispetto al baricentro per teta punto quadro, ok? Quindi vedete qui evidenziate le due aliquote di energia cinetica, una che fa riferimento al blocchetto che ha un moto di pura traslazione e l'altra che fa riferimento alla carrucola che ruota e trasla nel piano. Va bene? L'energia meccanica è la somma di queste due. Anche qui, come vedete, non vado ad inglobare l'effetto dell'energia potenziale gravitazionale per gli stessi motivi detti prima, perché andiamo a fare riferimento alla posizione di equilibrio statico, le oscillazioni intorno alla posizione di equilibrio statico, e quindi posso scrivere direttamente che l'energia totale è uguale ad 1 più t, energia meccanica totale, quindi abbiamo un mezzo k y quadro più un mezzo m x punto quadro più un mezzo m grande y punto quadro più un mezzo Ig per punto quadro, va bene? Anche qui naturalmente compaiono tre variabili con le derivate, cioè x, y e teta, e le devo collegare tra di loro, l'abbiamo già fatto prima, lo riscrivo, quindi ho che la x punto è uguale a due volte la y punto, che è uguale a due volte la teta punto per R. Questo è il legame, non è necessario derivare qui perché compaiono solo spostamenti e velocità, e quindi vado a sostituire. Naturalmente questa è energia meccanica totale che si conserva, che quindi è uguale ad una costante, va bene? Che poi dopo vado a derivare per liberarmi della costante, così come abbiamo fatto prima, ritornare alle accelerazioni, ok? Allora, qui ho un mezzo k y quadro, sarebbe x mezzi al quadrato, ipotesi piccole oscillazioni, qui abbiamo un mezzo m x punto quadro, rimane così,
più un mezzo m grande x punto mezzi al quadrato più un mezzo ig, che sarebbe un mezzo m grande r quadro teta punto, ma il teta punto è x punto diviso 2r, quindi x punto diviso 2r tutto al quadrato. Ok, questa è l'energia meccanica. L'energia meccanica. Allora sviluppiamo ancora. Qui abbiamo un mezzo k x quadro quarti più un mezzo m x punto quadro più un mezzo m grande x punto quadro quarti più, allora qui abbiamo 2 per 2 4, 4 per 4 16, quindi un sedicesimo di m r quadro x punto quadro diviso r quadro è uguale ad una costante. Ok? Allora, qui abbiamo, se facciamo il minimo comune multiplo, abbiamo 16, qui abbiamo quindi 2k x quadro più 8m x punto quadro più 2m grande x punto quadro più r quadro via più m grande x punto quadro ancora uguale ad una costante. Andiamo ora a derivare rispetto al tempo questa funzione. Allora, abbiamo 4 k xx punto più 16 m x punto x due punti più 4 m x punto x due punti più 2m x punto x 2 punti uguale a 0. X punto si semplifica, posso andare a raggruppare i termini con la x 2 punti, però c'è qualcosa che non quadra. No, quindi x due punti che moltiplica, dunque vediamo un po', se divido tutto per 2, quindi qui rimane 2, qui rimane 8, qui rimane 2, questo va via, quindi abbiamo un x due punti, quindi abbiamo 2, 3, 8m, 8m più 3m grande più 2kx uguale a 0. Ok, questo è il risultato che, come vedete, è identico a quello che abbiamo ottenuto prima con il metodo newtoniano. Abbiamo la stessa equazione differenziale del mondo. Bene, vedete, questo coefficiente è sempre legato alla massa
del sistema, no? Vedete, in questo caso compare la massa m piccola, la massa m grande. Se il sistema fosse più complicato, uguale, questo sarebbe il coefficiente associato alla massa, va bene? Mentre quest'altro coefficiente è associato alla rigidezza del sistema. Qui abbiamo una sola molla, se ne avessimo di più, ciascuna darebbe il proprio contributo in questo coefficiente, nel coefficiente dello spostamento. Qui invece danno il contributo nel coefficiente dell'accelerazione, naturalmente. Perché? Perché questa è, diciamo, l'equazione del moto in cui ho una massa per un'accelerazione che sarebbero il newton, no? L'unità di misura è il newton. Qui ho newton su metro per metro, che è newton, e quindi, diciamo, anche dal punto di vista dimensionale capiamo che qui dobbiamo avere una massa, quindi con unità di misura in chilogrammi, e qui dobbiamo avere una rigidezza con unità di misura in newton su metro. Questo è quello che otteniamo. Va bene.